la FIPSMUSCI internazionale ha scelto l'Italia, e più precisamente il Trentino, per la 21ª edizione del campionato europeo di pesca a mosca. Nel cuore delle Alpi, in un contesto naturalistico d'eccezione, con ben 2000 km di corsi d'acqua, quasi 300 laghi e laghetti alpini, oltre 800 km quadrati di parchi naturali, il Trentino è pronto ad accogliere i pescatori di tutta Europa. La nazionale italiana di pesca con la mosca, guidata da Pierluigi Cocito, è già da ieri sul posto per testare i campi gara e capire al meglio le caratteristiche dei corsi d'acqua nei quali si svolgerà il campionato, che in questa edizione vedrà la partecipazione di 14 nazionali, di cui due femminili. Sono le ore 15. I capitani si riuniscono presso la sala meeting Grand Hotel Terme di Comano. È il momento dei sorteggi, durante i quali saranno abbinati gli atleti ad un colore ed il colore sarà poi associato ad un settore. Ogni squadra è composta da 5 garisti, per batterie da 14 atleti, le quali poi, in funzione del colore estratto, saranno abbinate ad un campo gara. Per l'Italia, l'occasione di confrontarsi in un contesto europeo di grande importanza. Confrontati su campi di prova, alla sera mentre cenavamo, 0-10, e le ninfette comunque, ognuno ha usato, diciamo, le sue, ma in linea di massima è più una questione di tecnica che c'è dentro, mi raccomando, hai ragione. Ed ecco, possiamo dichiarare ufficialmente iniziato il 21esimo campionato europeo di pesca con la mosca. Le 14 nazionali partecipanti sono partite dal Grand Hotel di Comano Terme, sfilando lungo il torrente Sarca, accompagnate dai ragazzi della SD Comano Terme Chiavè, sono arrivate nel teatro tenda allestito per la presentazione. Finlandia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Norvegia, team maschile e femminile, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, team maschile e femminile. E per finire, l'Italia, come nazione ospitante, sono chiamate sul palco per ascoltare il rispettivo inno ed essere presentate davanti agli ospiti d'onore della cerimonia. National President of Italy, Matteo. Al termine della sfilata, le principali autorità hanno dato il loro benvenuto a tutte le nazioni con un breve discorso. Siamo molto orgogliosi perché promuoviamo quello che è, mettiamo in condivisione il nostro bene più grande, che è il patrimonio ambientale, e quindi per questo motivo ripeto, siamo orgogliosi. Dal punto di vista ambientale abbiamo le Dolomiti di Brenta, che sono diventate da pochi mesi patrimonio dell'UNESCO, al lago di Garda, che è il lago più grande del Trentino, ma anche il lago più grande d'Italia. Passate una settimana diciamo ottima, le previsioni del tempo salvo mercoledì sono buone. Bene, io prima di tutto devo ringraziare l'amico Paul Wekemans, che ci ha concesso l'onore di avere organizzato in Italia e a Comano Terme questo campionato europeo. Only say it's my great pleasure and honor to be here at this championship, to cooperate with all of you. Fly fishing has become very popular in recent years due to the efforts made by tackle manufacturers, all federation and competitors, and we can see how the fly fishing fraternity is growing.
Al termine della cerimonia, la consueta cena di benvenuto per tutte le nazionali presso il Cattoni Hotel Plaza di Comano Terme. 3 giorni intensi di competizione nei quali i migliori pescatori europei si sfideranno nell'arte della pesca con la mosca. 4 i campi gara lungo il fiume Sarca, in Val Genova, nella zona di Pinzolo, nei pressi di Tione e alle terme di Comano Ponte Arche. Il 5° settore è invece al lago di Nembia. Ci siamo, è appena iniziato il training day. Una giornata umida e con cielo velato. Tutti gli atleti hanno già raggiunto la destinazione ed è il momento di provare i campi gara. Ecosistemi naturali davvero suggestivi. Stiamo seguendo gli atleti del primo settore, il campo gara Val Genova. È un tratto naturale in mezzo ai boschi di conifere del Parco Naturale Adamello Brenta. Fondo in ghiaione e sabbia, con alcuni grossi massi glaciali di granito. Qui la possibilità di avere acque velate, specie in occasione di temporali o periodi caldi. Le sponde sono naturali e facilmente percorribili. Le specie di trota presenti sono prevalentemente fario, marmorata, ibrido fario-marmorata e occasionalmente salmerino di fonte. Gli allenamenti stanno per concludersi e anche la seconda sessione del pomeriggio giunge al termine. Sentiamo com'è andata. Oggi pomeriggio siamo venuti in Val Genova a provare il campo prova per la competizione di domani. Abbiamo riscontrato un'acqua da neve decisamente elevata. Questo tende a bloccare il pesce, ma tutto sommato, cercando di sondare bene il fondo, praticamente il pesce si è riusciti a catturarlo. Naturalmente è molto difficile, è un campo molto tecnico e questo naturalmente metterà a dura prova gli atleti, qualunque siano di qualsiasi nazionalità. Un po' di pesci li abbiamo presi, però bisognerà vedere domani mattina che ci sarà il cambio di temperatura probabilmente. A guardare, a rubare con gli occhi. Può spezzare le gambe a qualcuno dei nostri. Primo giorno di gara. Di buon mattino gli atleti sono accompagnati dagli organizzatori nei rispettivi campi di gara. Sta per iniziare la gara e il primo turno è previsto per le ore 9. La pioggia ha deciso di scendere copiosa questa mattina, ma a parte un po' di disagio nell'azione di pesca, ai fini della competizione la cosa sembra non essere penalizzante e le catture si susseguono con un ritmo veloce e costante.
Affinché ad un concorrente possa essere effettivamente assegnata una cattura, da regolamento deve portare il pesce al controllore nel guadino, il quale dopo verifica potrà effettuare la registrazione. Infine, il controllore deve slamare, misurare e rilasciare il pesce facendo attenzione a non danneggiarlo. Al termine della prima sessione l'Italia si è piazzata molto bene al secondo posto con 98 catture e con 55.520 punti, preceduta dalla Repubblica Ceca e seguita dalla Finlandia. Guarda chi c'è nel cisno, Santi Valerio. Valerio Santi Amantini ha ottenuto un ottimo secondo posto di settore nel campo gara Tione. Il momento è prezioso per fare il punto sulle strategie. È necessario tenere anche sott'occhio i concorrenti più forti delle altre nazionali. Un unico obiettivo per tutta la federazione: tenere testa alle nazionali più forti e rimanere in cima alla classifica generale a fine giornata. La seconda sessione riprende nel pomeriggio e tutti gli atleti gareggiano rispettivamente nel campo di gara successivo a quello della mattina. Ogni campo gara è suddiviso in 14 box, tanti quanti sono i concorrenti di quel settore. Il box di ogni atleta deve avere una lunghezza minima di 200 metri. Il garista deve concentrare la sua azione di pesca unicamente entro i confini contrassegnati del box. Durante tutta l'azione di gara la sua attività è costantemente monitorata dal controllore. Il regolamento prevede un controllore per ogni atleta di gara. Siamo quasi al termine anche della seconda sessione e Valerio Santi Amantini ha già 40 catture all'attivo, che fanno presupporre un ottimo piazzamento. Le premesse della mattina però sfumano nel pomeriggio. E al termine della prima giornata, per l'Italia, le cose si sono complicate. Nei vari settori la classifica individuale della seconda sessione vede in testa Del Cor Sébastien, Francia, Roman Heimlich, Repubblica Ceca, Valcik Marek, Polonia. E all'ottavo posto Santi Valerio, primo degli italiani. Repubblica Ceca e Finlandia si confermano in testa all'europeo. Per gli azzurri solo un quinto posto, scavalcati anche da Francia e Polonia.
Una situazione che appare subito complicata e motivo di sprono vicendevole e di discussione per i nostri azzurri. Dopo un buon avvio c'è subito da raddrizzare la gara, ma sentiamo i commenti di Santi Valerio, un azzurro con oltre 10 mondiali e altrettanti europei all'attivo. Stamattina sono stato a Tione nel settore appunto sotto Tione e ho fatto secondo con 27 pesci. Mentre oggi pomeriggio sono stato qua alle Terme di Comano, nel tratto, nella bit numero 5, e devo dire che è stata una bella pescata, soprattutto molto veloce e molto tecnica, perché bisognava pescarle all'inizio a ninfa, con delle ninfette del 14, del 16 e un tippe del 0,12, per poi in passata a salire, per poi una volta fatto tutto il campo a scendere in trattenuta. Ho fatto 40 pesci, quindi direi che è un bel numero, dovrebbe avermi fatto, diciamo, piazzare terzo. E sono in nazionale dal 2001, ho fatto più di 10 mondiali e altrettanti europei. Ho vinto 2 titoli mondiali individuali, ho un secondo individuale in Slovenia sono nel ranking internazionale secondo pescatore mosca di tutti i tempi. Attualmente ho 14 medaglie internazionali e questo per incentivare, per in qualche modo invogliare anche i ragazzi per iniziare questa pesca sportiva, tenuto presente che io sono autodidatta e quindi sono autodidatta e di conseguenza ho imparato da solo, poi chiaramente con l'esperienza, il tempo, il club, tutto, però sono sicuro che chiunque, diciamo, è affascinato da questa tecnica di pesca si può avvicinare e facendo i corsi da principianti, iniziando poi ad avvicinarsi all'attività agonistica, a rappresentare la propria nazione all'estero. Nella prossima puntata prosegue l'avventura del 21esimo campionato europeo di pesca a mosca, dove i campioni provenienti da oltre 20 paesi europei si stanno sfidando nell'arte della pesca a mosca. Per l'Italia, dopo un buon avvio, le cose non vanno bene. Il capitano cerca di tenere unita la squadra per dare un'impronta in questa nuova giornata di gara. Repubblica Ceca, Polonia e Finlandia sono davvero agguerrite. Una tecnica affascinante, quella della pesca a mosca, che deve arrivare a determinare una vera e propria simbiosi tra pescatore e ambiente, nel massimo rispetto della natura. Il fiume Sarca, il lago Nembia e gli scenari trentini stanno regalando agli atleti delle emozioni indimenticabili.